veloce perché in questo momento io ho una giacca che non è double face, quasi triple face, si dice così, no? Perché sono qui come Anci Piemonte, perché qui ci sono molti professionisti, ci sarà anche qualche tecnico comunale. L'Anci Piemonte è il sindacato dei comuni e in Anci Piemonte ho lavorato affinché questo progetto assolutamente andasse avanti e avesse la priorità. E soprattutto ritengo opportuno che sia conosciuto da chi deve lavorare, i tecnici comunali, i professionisti. C'è una seconda giacca che ho, che è fatto il sindaco di un comune di montagna, un comunello piccolo piccolo di 190 abitanti, e lì ho voluto che si applicasse il MUDE, perché voglio che i miei cittadini, quando presentano una pratica, sappiano che quello che presentano è giusto, lo sappiano loro o i tecnici che la presentano per loro. E non voglio che il mio tecnico comunale perda tempo nella modulistica. Il modello è quello, non si discute più, il modello è quello. Se poi il mio tecnico comunale si innamora di altri sistemi, si fa passare questo amore, no? E adotta un sistema che dobbiamo adottare. La terza giacca che faccio l'architetto, e sono stufo di lavorare in un modo tale per cui in un comune devo presentare le cose in un certo modo e nell'altro comune devo presentare le cose in un altro modo, perché il tecnico comunale è bravo e vuole la virgola in un certo modo. Non mi va, oltretutto non guadagno più. E quindi, visto che parlo a molti professionisti, no, credo che siate d'accordo con me sul fatto che noi dobbiamo lavorare bene e guadagnare. Questo è il sistema Italia, dove dobbiamo tutti lavorare bene e guadagnare, dove dobbiamo far sì che l'amministrazione pubblica sia efficace ed efficiente, e perché sia efficiente deve avere poche regole e chiare. Non so se questo sistema sia alla perfezione, in questo momento è il sistema che ci porta di più a un sistema perfetto, o se non altro univoco. È sempre migliorabile come tutto, ma questo sistema deve essere univoco, e visto che è un processo ovviamente lungo, perché non è che si costruisce un sistema e il giorno dopo, l'anno dopo, questo sistema è capito da tutti, è accettato da tutti, c'è un percorso da fare, lo faremo tutti insieme. Tra l'altro, noi come professionisti possiamo contribuire a migliorarlo, perché questo sistema è un sistema che accetta anche dei suggerimenti, e col tempo il sistema stesso correggerà quelle funzioni che sono ovviamente da migliorare. Però il mio messaggio, voglio che sia chiaro, a noi professionisti, perché sono della vostra partita, e a noi comuni, per chi è in questa sala che è tecnico comunale, il messaggio chiaro, lo dico come rappresentante dell'Anci Piemonte, indietro non si torna. Quindi possiamo darci i tempi che vogliamo, indietro non si torna, ci adatteremo ad un sistema che cercheremo tutti insieme che sia il più intelligente e soprattutto il più efficace e comodo per i cittadini.